Allora, buongiorno a tutti. Per me è un grandissimo piacere presentare oggi questo incontro per spiegare e presentare le ragioni per cui abbiamo organizzato questa iniziativa e questo evento. È un evento particolare perché mette in relazione una scoperta che è stata fatta più di 2 secoli fa, proprio da questo palazzo, dall'Osservatorio Astronomico sopra di noi. E quindi per questo ringrazio anche l'Assemblea regionale siciliana che ci ha permesso di celebrare questo evento qua, in questo palazzo, in queste bellissime sale. E questo evento è messo in relazione con qualcosa che sta succedendo proprio adesso a parecchie centinaia di chilometri di distanza, proprio vicino al pianeta Nannu Cerere, che appunto è stato quello che è stato scoperto da Piazzi nel 1801. E penso che sia abbastanza importante mettere in relazione la nostra storia e il contributo che la Sicilia e Palermo ha dato alla scienza, allo sviluppo delle scienze, in particolare nell'astronomia, con le avventure spaziali più nuove, più moderne, che stanno avvenendo adesso. Quindi spero che l'evento sia apprezzato. Abbiamo anche organizzato una serie di mostre che poi siete invitati a visitare, che saranno aperte alla cittadinanza per circa un mese e che appunto qualcuna parla della scoperta di Piazzi, le altre riguardano la missione Dawn, che è la missione di cui parleremo in dettaglio oggi. E che saranno disponibili alla fruizione della cittadinanza. E la scoperta di Cerere per l'Osservatorio di Palermo è stata fondamentale perché è stata la prima scoperta importante fatta a Palermo dal fondatore Giuseppe Piazzi e ha permesso proprio di inserire l'Osservatorio Astronomico di Palermo in un contesto internazionale già nel 1800. Infatti l'Osservatorio di Palermo era noto come uno degli osservatori più importanti all'epoca e da allora è partita la nostra storia e noi siamo qua anche grazie a questa scoperta. E la scoperta di Cerere è anche importante ovviamente perché ha permesso la scoperta di una nuova classe di oggetti, quelli che una volta si chiamavano asteroidi, ancora si chiamano asteroidi, ma Cerere non è più, è stato promosso a pianeta nano per varie ragioni alcuni anni fa. E questo ha permesso una migliore comprensione del nostro sistema solare e anche della formazione del sistema solare e della Terra. Quindi ora io lascio la parola agli altri relatori, in particolare Barbara Negri, che è il responsabile delle unità osservazione dell'universo per l'Agenzia Spaziale Italiana, che appunto illustrerà l'importanza della missione dal punto di vista dell'Asia. La prima cosa che vorrei mettere a fuoco è che una missione è fatta da ingredienti particolari e indispensabili. Ci deve essere una comunità scientifica e pensante che ha la capacità di immaginare cosa andare a cercare e anche la capacità di realizzare uno strumento. E noi abbiamo in Italia questa comunità. È una comunità importante perché si è guadagnata una leadership internazionale in Europa e addirittura anche nel mondo, dove è una missione in collaborazione con la NASA. Poi abbiamo naturalmente l'altra componente che è l'industria, che realizza gli strumenti pensati e prototipizzati negli istituti scientifici. E anche la nostra industria è un'industria di livello. L'Agenzia Spaziale ha il compito di coordinare, portare avanti i progetti da un punto di vista proprio gestionale e amministrativo, mettendo insieme queste due anime. E devo dire che l'Italia sta facendo il suo ruolo da 30 anni in maniera veramente eccellente. Per parlare della missione Dawn, nel 2001 la NASA chiese espressamente di collaborare con l'Italia per questo strumento, di cui poi Maria Cristina De Santis vi dirà qualcosa in dettaglio. Che è uno dei 3 strumenti che sono a bordo del satellite Dawn e che ha una tradizione, anche qui era volato in versioni diverse in altre missioni e continuerà a volare perché è veramente un'eccellenza del nostro paese. E perché poi le missioni adesso di esplorazione planetaria hanno questa grande cassa di risonanza? Vediamo Rosetta pochi mesi fa, in cui tra l'altro c'è sempre uno strumento della signora Bionda qui vicino, quindi sempre dell'istituto dell'INAF in generale, in particolare in questo caso Roma. E perché
il nostro, diciamo, tempo sulla Terra probabilmente ha un limite, quindi c'è questa grande attenzione, le risorse sulla Terra finiranno, c'è una grande attenzione nel cercare una soluzione futura, perché la nostra specie ha sicuramente nel DNA il meccanismo della sopravvivenza e pertanto ci stiamo rivolgendo a corpi del nostro sistema solare che ci possono dare informazioni anche per capire la possibilità dell'uomo in un futuro di colonizzare il nostro sistema solare. Questo vale per Marte, ma in questo caso di Dawn vale per gli asteroidi, perché gli asteroidi non saranno certo colonizzati, ma hanno delle informazioni fondamentali su come si è creato il nostro sistema solare, sull'origine. Perché sono materiale primitivo, primordiale. E è la stessa cosa più o meno che si fa in archeologia quando si va a cercare tracce di, chiamiamole civiltà o comunque insediamenti lontani nel tempo, che però ci possono dare l'idea di come l'uomo è arrivato finora, come si è evoluto. È una sorta, diciamo, di darwinismo spaziale. Ma non è solo questo, perché la persona invece che mi sta qui vicino si sta occupando di un altro campo interessantissimo, che è quello della ricerca di terre, similterre, in altri sistemi solari. Questo si chiama la ricerca di esopianeti, perché da quel po' che sappiamo del nostro sistema solare, sicuramente è molto dura la possibilità di una colonizzazione per tante ragioni, o temperature altissime o bassissime, o atmosfere irrespirabili. Quindi la speranza di trovare qualche altro sistema solare con delle condizioni di vita come il nostro pianeta non è impossibile e questa è la nuova frontiera dell'astronomia. Si sta tentando di mettere insieme vari tasselli, si tenta di capire il più possibile nel nostro sistema solare con missioni come Dawn o Rosetta e nello stesso tempo si sta tentando di capire che cosa c'è fuori del nostro sistema solare. L'universo è infinito e non c'è una ragione per escludere che ci possa essere una possibilità tipo la Terra da qualche altra parte, o addirittura sempre c'è il sogno in fondo al cuore di ognuno di noi che ci sia anche qualcun altro nell'universo. E perché no? Abbiamo visto che anche sulla Terra le specie sono milioni, milioni di milioni, si sono create, sono sparite, come per esempio i dinosauri, c'è un'evoluzione continua. Quindi la cosa secondo me fondamentale che lo spazio può dare a chi ci lavora, ma soprattutto al cittadino della strada, all'uomo qualunque, è il sogno. È il sogno che ci sia qualcosa di grandioso a cui noi dobbiamo tendere, ma a cui apparteniamo anche. E quindi c'è cioè, l'uomo senza sogni non è niente. E questo, secondo me, le persone che stanno da questa parte del tavolo sicuramente sanno che siamo fortunati a poter fare questo. E l'eccellenza italiana che si dimostra con missioni come Donna è esattamente la realizzazione di sogni. È la realizzazione di un percorso molto duro perché stiamo parlando di realizzare qualcosa che ha delle tecnologie, prima di tutto deve essere pensato, ma poi ha un livello tecnologico altissimo. Questi strumenti si operano da remoto, da lontano, i dati arrivano e mettono tempo per arrivare, c'è tutta una squadra che poi li dovrà analizzare, senza considerare quelli che hanno investito, Cristina, più di 10 anni forse per la realizzazione. Per questo strumento più di 10 anni e quindi era soltanto per farvi capire che la posizione di eccellenza e di leadership che è stata conquistata dall'Italia nel campo delle scienze spaziali, soprattutto nel mondo scientifico, è dovuta al fatto che il sogno si è unito a una grande capacità intellettuale e una grande, diciamo, un grande amore per il proprio lavoro. Grazie. Grazie Barbara. Io volevo ora leggere due dichiarazioni, una dell'onorevole Davide Faraone, sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, che
sarà presente oggi pomeriggio, non ha potuto essere presente stamattina, e poi una dichiarazione del professor Bignami, che è il presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, che sarà presente pure oggi pomeriggio, ma anche lui stamattina aveva un impegno e non ha potuto essere qua con noi. Allora, leggo prima quella dell'onorevole Faraone. Il pianeta Nano Cerere è stato scoperto da Giuseppe Piazzi nel 1801 a Palermo e a oltre 200 anni da allora, oggi siamo di nuovo a Palermo nel giorno in cui la sonda della NASA Dawn entra nell'orbita di Cerere. Non è un caso, è segno del fatto che l'eccellenza italiana nella ricerca è costante e ci è riconosciuta da tutto il mondo se pensiamo che la NASA ci ha voluto fortemente come partner in questa missione. Non dobbiamo mai perdere questo patrimonio di ingegno straordinario di cui disponiamo. Dobbiamo continuare a investire in ricerca, università e scuola, perché il futuro non solo del nostro paese, ma del mondo dipendono da quanto noi crediamo nel nostro presente. I risultati ci sono stati, ci sono e sono pregevoli. Questo governo lavora affinché continuino risultati eccellenti e che ci siano anche domani. Invece la dichiarazione del professor Bignami, la missione Dawn che ci vede partner con la NASA è uno dei tanti esempi delle eccellenze italiane dell'INAF nell'esplorazione dello spazio e dell'astronomia. In questi giorni la sonda ha raggiunto Cerere, ha iniziato le manovre per posizionarsi nella sua orbita, che raggiungerà proprio oggi. Fu l'astronomo italiano Giuseppe Piazzi a scoprire questo pianeta nano proprio qui a Palermo, guardando il cielo stellato dall'Osservatorio del Regno delle Due Sicilie. L'astronomia moderna nasce con Galileo ed è proseguita con il contributo di tanti astronomi e astrofisici, dal nord al sud del paese, che negli anni e ancora oggi fanno dell'Italia una delle eccellenze dell'astronomia e dell'astrofisica mondiale. Bene, a questo punto non so se voleva dire qualcosa il professor Bertini, direttore dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale di Roma. Scusate, io sono piombato qui da Roma con un'ora di ritardo, quindi mi scuso se sono un po' anche raffreddato. E due parole di storia. Ci sono tre date. 1600, Galileo non inventa, ma usa il telescopio per guardare le stelle. Nel 1800 Piazzi scopre Cerere e nel 2000 ci stiamo arrivando vicini grazie all'Agenzia Spaziale, al lavoro di Cristina, di tante Cristina De Santis e tante persone come loro. Io ho l'onore di essere il direttore dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale che ha contribuito a realizzare questi strumenti e volevo darvi un cenno storico rapidissimo. La nostra storia comincia con Enrico Fermi, ragazzi di Via Panisperna, è quella, diciamo, che ha permeato tutta l'università, in particolare l'altro ieri è morto il professor Salvini, Giorgio Salvini, che è stato docente di molti di noi. Io ho fatto il primo esame con lui nel 1970, anzi nel 1968, e mi ha fortemente martellato, mi ha dato 29 all'esame di fisica 1, avevo preso 30 allo scritto, l'unico di tutta la facoltà, ma siccome ho risposto male o non benissimo a una delle domande, mi ha detto no, lei si merita 29, 30 non glielo do. E insomma, questo è un piccolo ricordo di un grande professore che a 32 anni, tra l'altro, ha iniziato a lavorare al sincrotrone, ha partecipato alla costruzione del più grande acceleratore in Europa in quel momento. Quindi allora a 32 anni si facevano queste cose, non bisognava arrivare a 60 come adesso. Ma insomma, ci sono dei punti fondamentali, diciamo, per cui siamo arrivati a vedere Cerere e Vesta. Intanto l'Italia è stata la terza nazione a mettere in orbita da sola un satellite artificiale, dopo la Russia, come sapete bene, e gli Stati Uniti, grazie al professor Broglio e la sua visione. Insomma, era un visionario. Broglio, pur essendo un militare, aveva delle idee geniali e ha contribuito a fare sì che allora, diciamo nel 1900, nei primi anni 60, l'Italia fosse la prima a mettere in orbita un satellite. Questo, insieme alla storia di Fermi, ci ha portato a una grande spinta, perché c'era allo stesso tempo una capacità tecnologica incredibile, ma fare un satellite allora era veramente difficile, e non c'erano i transistor, c'erano le valvole, le batterie, insomma erano fatte col piombo, non eravamo certo ad ora, e allo stesso tempo c'era una grande visione scientifica che veniva appunto non solo da Galileo, da Piazzi e da Fermi, ma anche da tutta la scuola italiana. Diciamo, il nostro istituto è stato fondato dal professor Gratton, che era un fisico stellare, e lo dico in particolare, cioè studiava le atmosfere stellari, in un attimo vi dico perché è importante.
E nello stesso tempo si è sviluppata una fortissima scuola di planetologia, una delle migliori in Europa e al mondo, grazie ad Angioletta Corradini, che è stata una carissima collega per noi e insegnante di molte delle persone che adesso fanno planetologia, credo compresa Cristina. E quindi queste due anime, l'anima spaziale e l'anima tecnologica, sono andate avanti insieme. Noi lanciavamo, io ho avuto l'onore di lanciare un razzo nel 1970 con il professor Giacconi perché Gratton si impegnava a fare queste cose, cioè costava allora 1 miliardo di lire un razzo, come adesso 10 milioni, forse di più. E però si faceva per osservare per 300 secondi le prime sorgenti che si scoprivano allora nel cielo, le sorgenti a raggi X. Quindi la planetologia da una parte, prima con i campioni che arrivavano a Terra, poi con le sonde, adesso con le sonde in situ, e allo stesso tempo spazio, diciamo osservazioni dallo spazio e osservazioni dalla Terra ci hanno permesso di conoscere un po' meglio l'universo. Quando io ero ragazzino, mia mamma mi diceva che l'universo era infinito, non si sapeva dove cominciava e dove finiva. Adesso sappiamo esattamente che è nato 13,4 miliardi di anni fa, ma sappiamo molto di più. Sappiamo che il nostro sistema solare è stato generato circa 4,37 miliardi di anni fa. Forse, non so se mi sbaglio, Cristina mi può correggere, ma da che cosa è stato formato? Dall'esplosione di una supernova, da una stella che era primordiale, probabilmente fatta all'inizio solo di idrogeno, che è esplosa e in questa nebulosa vicino a dove siamo noi adesso ha generato il materiale che ha formato il sistema solare. Ora noi abbiamo una chance unica, che è quella di andare a vedere queste cose primordiali, co come erano all'inizio questi materiali, che cosa erano fatti. Questo è stato fatto con la sonda Rosetta, di cui appunto ancora Cristina e i suoi colleghi e le sue colleghe hanno contribuito insieme all'Agenzia Spaziale a fare. Ci siamo vicini e sappiamo che questi elementi sono fon i fondanti del sistema solare. Quindi, da un lato, diciamo, è importante andare a vedere le cose in situ, dall'altro, studi come quello su Cerere e su Vesta ci danno delle informazioni uniche su come si sono sviluppati questi piccoli pianeti. Forse è una cosa banale da dire, ma io sono rimasto stupito, diciamo, quando ho capito, a un seminario a cui sono stato invitato da Cristina a Roma qualche mese fa, che all'inizio Vesta, che è stata il primo dei due piccoli pianeti visti dalla sonda Dawn, ha all'interno un nucleo di alluminio. L'alluminio 26, che questo è il suo peso atomico, è l'alluminio che viene generato dalle supernove quando esplodono. Quindi questa supernova iniziale di 4,3 miliardi di anni fa esplodendo ha generato dell'alluminio radioattivo che è stato rapidamente inglobato dal materiale di tipo carbone, tipo quello che ci fa male ai polmoni quando c'è il traffico, quando c'è lo smog, questa specie di materiale, diciamo, carbonaceo o silicio. E all'interno si è generata questa radioattività che ha scaldato il pianeta e da allora, da 4 miliardi di anni fa, questo piccolo pianeta è scaldato dall'alluminio che sta dentro. Quindi abbiamo capito che l'evoluzione delle supernove, la loro esplosione è direttamente correlata poi con le caratteristiche del pianeta, perché questo piccolo pianeta è caldo perché c'è l'alluminio generato dalla supernova 4 miliardi di anni fa. Adesso studiamo che cosa? Da Terra sia la parte appunto planetaria e dallo spazio, ma anche le stelle, perché sono importanti le atmosfere stellari? Dicevo prima, Grattone era un esperto di atmosfera stellare. Io credo lui gli verrebbero le lacrime a pensare che adesso è fondamentale quello che lui ci ha insegnato 40 anni fa in un campo diverso, perché correlate con lo studio delle atmosfere stellari c'è cioè quello degli esopianeti, quindi la ricerca della vita o di pianeti abitabili al di fuori del sistema solare. Quindi a questo punto il cerchio si chiude perché noi studiamo le stelle e capiamo come evolvono e come esplodono, i pianeti e capiamo come sono evoluti e come si sono generati e come sono arrivati fino a noi. E quindi in questo senso questi due, diciamo, tipi di conoscenza che inizialmente erano completamente separati adesso si fondono in un'unica scienza e il cerchio si chiude perché ci permette di capire da dove veniamo. Perché il sistema solare è così come lo stiamo vedendo e ci permette allo stesso tempo di capire come i pianeti esterni, lontani anni luce, si stanno evolvendo e quindi speriamo presto di capire e di trovarne uno che abbia segni di vita, anche se magari primordiali. Quindi è un cerchio che si chiude. Io voglio finire ringraziando immensamente sia l'Agenzia Spaziale Italiana, sia Giusy, sia Cristina per quello che stanno facendo, perché io, essendo ormai vecchio, insomma, come capite, mi sono laureato più di 40 anni fa,
e sono alla fine della mia carriera e sono ben contento, diciamo, di aver scoperto che c'è gente che sta andando avanti e di sapere che probabilmente fra 40 anni la conoscenza avrà fatto un balzo in avanti che non ci possiamo neanche immaginare oggi. Però è fondamentale investire in ricerca, investire soprattutto nelle nuove teste, nei giovani, cosa che purtroppo mi sembra stiamo facendo poco in Italia. Grazie mille. Grazie Pietro. E passo la parola a Eliana Chinnici che ci parla dirà qualcosa su Piazzi. A me tocca fare un po' il legame col passato, abbiamo visto un po' il presente e il futuro in queste precedenti presentazioni, adesso proviamo a fare uno sguardo invece all'indietro e a immaginare quale può essere stato un po' il contesto di questa scoperta di Cerere. Siamo esattamente nel luogo da cui questa scoperta è avvenuta, una volta la politica investiva nella scienza e addirittura un palazzo istituzionale ospitava un osservatorio astronomico, che è un caso più unico che raro, probabilmente nella storia. E di fatto il contesto appunto innanzitutto della fondazione dell'Osservatorio di Palermo e poi anche del progetto scientifico che aveva avviato nasce proprio da un desiderio, da un impulso che venne dato dall'allora viceré di Sicilia, il principe di Caramanico, di cui questo palazzo ospita un ritratto nella sala dei viceré, quale diede questa forte spinta perché si realizzasse un osservatorio astronomico a Palermo e col decreto del Re Ferdinando del 1790 venne ufficializzata questa istituzione. E Piazzi diventa direttore dell'osservatorio un po' per caso, nel senso che nel momento in cui venne istituita la cattedra di astronomia vennero chiamati a Palermo i nomi migliori, gli astronomi più famosi, i matematici più noti, ma evidentemente Palermo in quel momento non era molto attraente dal punto di vista scientifico, per cui i grandi luminari un po' declinarono l'invito. E Piazzi, che era già lettore di matematica a quella che era l'Accademia dei Regi Studi e poi diventerà l'Università di Palermo, si ritrova quindi a assumere la direzione della cattedra di astronomia e poi anche la direzione di un osservatorio da dover fondare ex novo. E la prima cosa che fa è di andare, come faremmo noi oggi, di andare all'estero a fare uno stage di perfezionamento e quindi in effetti lui si reca in quelli che erano i più importanti centri astronomici di quel periodo in Europa, quindi prima a Parigi e poi a Londra. E ne approfitta anche per pensare il progetto scientifico per questo osservatorio e per procurarsi la strumentazione astronomica. E naturalmente i Borboni, da Borboni quali erano, puntavano al massimo, quindi la migliore strumentazione possibile. E in quel momento i migliori produttori di strumenti scientifici erano in Inghilterra, in particolare a Londra. E nel lungo soggiorno londinese di Piazzi si procura, intanto stringe amicizie e legami con i principali astronomi dell'epoca, non ultimo William Herschel, che i planetologi conoscono bene per essere lo scopritore di Urano. E tra l'altro si procura appunto degli strumenti di prim'ordine, soprattutto gli strumenti commissionati al celebre Jesse Ramsden, che era un abilissimo costruttore non solo di telescopi, ma in generale di strumenti scientifici dell'epoca, e con questa dotazione importante torna a Palermo e sceglie come sito per l'osservatorio il punto più alto della città e quindi che avesse anche delle condizioni di stabilità sufficientemente sicure. E quindi viene scelta proprio la torre pisana del Palazzo Reale, sulla sommità di questa torre viene edificato l'osservatorio. E il progetto scientifico che Piazzi si dà è un progetto di astrometria. Tutto il Settecento era stato un secolo di cataloghi stellari, di produzione di cataloghi stellari, e Piazzi si colloca su questa linea, per cui di fatto poi passerà anche alla storia, oltre che per la scoperta di Cerere, proprio per la sua redazione di questo celebre catalogo stellare, la cui prima edizione uscirà nel 1803, la seconda nel 1814, ed è durante le operazioni di misura, di osservazioni, la campagna di osservazioni per la redazione del catalogo stellare, che la notte del 1º gennaio 1801 osserva questo astro e per il fatto per l'abitudine che Piazzi aveva di ripetere le misure più volte in serie successive,
si rende conto la sera successiva che l'astro si è spostato in maniera diversa rispetto alle stelle normali che aveva fino a quel momento osservato e comincia a sospettare che non sia una stella. E lo riosserva per diverse sere successive e si convince che di fatto non può essere una stella, ma non osa subito usare la parola pianeta. E tant'è vero che annuncia questa sua scoperta come una cometa, anche se segnala che questa cometa è un po' strana perché non c'ha nessuna nebulosità, non c'ha nessuna chioma, non ha nessuna coda. Quindi in realtà è come se suggerisse velatamente che può non essere anche esattamente una cometa. Di fatto numerosi astronomi vanno a caccia di questa cometa osservata da Piazzi. Lui nel frattempo scrive ai suoi colleghi, sia italiani che stranieri, di questa sua scoperta e immediatamente chi reagisce per primo è la comunità tedesca, che da anni era impegnata nella ricerca del famoso pianeta mancante tra Marte e Giove. E pianeta mancante sulla base di quella che era la legge di Titius Bode, nei quali appunto, che appunto veniva proprio dall'ambiente tedesco e che era fortemente sostenuta appunto dalla comunità astronomica tedesca, i quali si erano impegnati proprio addirittura a fondare un'associazione per operare una campagna di osservazioni che permettesse di scoprire questo pianeta mancante. In realtà è appunto Piazzi, completamente fuori da questo giro, completamente impegnato in tutt'altro, è quello che coglie questo risultato e sono gli altri di fatto ad accorgersi dell'importanza di questo risultato molto più che lo stesso Piazzi, il quale esita a dare i risultati delle sue osservazioni, il quale appare un po' riluttante nell'esprimersi, nel dire esplicitamente che si tratta di un pianeta. Tutto però il fermento internazionale che si viene a creare sulla base di questa sua scoperta, intanto ovviamente si capisce che è un pianeta, si comincia a calcolare l'orbita dai pochi elementi che aveva fornito Piazzi, ci si rende conto appunto che non è un'orbita parabolica, quindi non è una cometa. Si prova con un'orbita circolare, ma ovviamente bisognava fittare, diremmo noi oggi con un termine scientifico, un'orbita ellittica, cosa molto difficile perché non si avevano le conoscenze matematiche in quel momento per poterlo fare, e cosa ancora peggiore, nel frattempo Cerere non era più osservabile, quindi di fatto questa scoperta improvvisamente viene persa nel mezzo agli altri astri e si pone immediatamente il problema di ritrovare Cerere e quindi di confermare la scoperta di Piazzi. Ed è grazie al genio matematico di Gauss che riesce ad applicare un metodo matematico che oggi chiamiamo il metodo dei minimi quadrati e che riesce a calcolare, a dare degli elementi orbitali sufficientemente precisi per poter riosservare Cerere nel dicembre del 1801, e da qui ovviamente naturalmente la scoperta di Piazzi viene confermata, naturalmente inizia tutto un studio di questo genere di oggetti, perché nel 1802 verrà scoperto anche, tra il 1801 e il 1807 vengono scoperti i primi quattro asteroidi, e in questo contesto il genio di William Herschel dirà immediatamente che siamo davanti a una classe diversa di oggetti celesti, non sono pianeti come tutti gli altri, ma bisogna distinguerli dagli altri pianeti, e quindi si inventa questo termine asteroidi, col quale anche lo stesso Cerere fino a qualche anno fa è stato classificato, insomma. Ok. Grazie Ileana, mi ha sempre colpito come l'astronomia ha sempre richiesto e favorito le collaborazioni internazionali anche quando non erano così ovvie come oggi, diciamo. Già all'epoca le scoperte andavano avanti tramite discussioni e dibattiti con i colleghi anche stranieri.
Passo la parola a Maria Cristina che ci parla di Sì, bene. Di oggi. Io appunto parlerò della missione Dawn, quindi mi aiuterò con delle slide che possono dare un'idea proprio di quello che la missione sta facendo e che cosa andrà ad esplorare. La missione è attualmente, se si può andare avanti, è una missione della NASA in collaborazione con vari altri enti, tra cui l'ASI e l'INAF per la parte italiana. E è una missione, Dawn significa alba, quindi è una missione che non ha un acronimo come nome ma un vero significato, perché si pone come scopo lo studio dell'alba del sistema solare. In che termini? Lo studio dell'alba del sistema solare studiando sia Vesta, di cui anche prima ha parlato Pietro, sia Cerere. Sono degli oggetti molto particolari della fascia degli asteroidi, se andiamo avanti. Questo studio verrà fatto per Cerere ed è stato fatto già per Vesta tramite l'utilizzo di strumenti anche italiani. Cosa sapevamo di Cerere? È appunto il primo asteroide scoperto grazie anche alle sue dimensioni, il più grande, quindi il più luminoso. È probabilmente rimasto intatto dall'origine del sistema solare, per questo andiamo a studiarlo. È un oggetto estremamente primitivo, è stato riclassificato come pianeta nano nel 2006 dall'International Astronomical Union. Questa riclassificazione ha un significato preciso, c'è stato molto dibattito, è stato declassato Plutone, e quindi il nostro sistema solare non ha più i 9 pianeti ma 8, e invece è stato aumentato di rango, promosso Cerere. È un oggetto ricco in ghiaccio, quindi molto diverso da altri asteroidi. Andiamo avanti, grazie. E queste vedete a confronto le immagini che avevamo di Cerere prese dal telescopio spaziale Hubble, le migliori che avevamo lì in piccolo, e quelle riprese dalla sonda Dawn in questi giorni. Quindi si comincia a vedere che è un vero e proprio pianeta craterizzato, con superfici più chiare e più scure, e quindi le cominceremo a studiare con dettaglio. Andiamo avanti. Queste sono invece rappresentate le orbite che farà la sonda intorno all'oggetto. Dawn è una missione molto particolare, è stata già in orbita intorno a Vesta e si metterà in orbita intorno a Cerere per oltre un anno, e lo farà con orbite decrescenti, nel senso che si metterà prima su un'orbita piuttosto alta, dove starà circa un mese, poi scenderà su un'orbita successiva che si chiama AMOI Altitude Mapping Orbit, e scenderà ulteriormente a un'orbita molto più bassa, quindi andrà a studiare l'oggetto con un dettaglio sempre più elevato. Orbite circolari, sono sostanzialmente orbite circolari, e su ognuna di queste orbite sarà anche progressivamente per tempi più lunghi, quindi la più alta per tempi più brevi, perché la mappatura è più rapida naturalmente, poi man mano che si scende c'è bisogno di più tempo avendo una risoluzione più alta, e quindi sulle ultime sarà molto a lungo. Andiamo avanti. Cosa ha visto, diciamo, fino adesso Dawn a Cerere? Consideriamo che siamo ormai in orbita, però le immagini provengono sostanzialmente da... fai partire... devi schiacciare sullo schermo proprio, col mouse, se si riesce, altrimenti andiamo avanti direttamente con le immagini. Sì, lo possiamo far vedere alla fine, altrimenti non è un problema. Ah, ecco qui. Ritorniamo. Vabbè, ve lo farò vedere alla fine. Allora, vi parlo a questo punto dello strumento che l'ASI ha finanziato e che noi abbiamo costruito insieme alla Selex di Firenze, e che è attualmente sotto il nostro controllo, che è lo strumento VIR. Andiamo avanti. Questa è un'immagine dello strumento prima che questo venisse integrato nella sonda. È uno spettrometro a immagini, che significa che è in grado di prendere delle immagini come una vera camera, ma di avere una risoluzione spettrale molto ampia, che va dall'ultravioletto fino all'infrarosso termico. È uno strumento unico nel suo genere, perché ha veramente un ampissimo range spettrale. Quindi quello che fa, prende delle immagini in 864 colori diversi.
e quindi a seconda della frequenza su cui noi ci muoviamo abbiamo delle immagini tipo il visibile, quelle dell'occhio umano, poi passiamo nel vicino infrarosso fino all'infrarosso termico, quindi ad avere addirittura delle informazioni sulla temperatura degli oggetti. Questa è un'immagine di VIR e un'immagine della camera messa a confronto. La risoluzione, cioè la capacità di dettaglio del strumento, è circa un terzo di quello della camera, è effettivamente due volte e mezzo di meno, quindi non è molto distante, ma rispetto alla camera che ha solo 7 filtri noi abbiamo 864 colori. Se andiamo avanti, questo non so se, ecco, se si va avanti, qui invece vi faccio vedere un'immagine acquisita dallo strumento a Vesta. Qui è un'immagine che fa vedere la capacità di questo strumento di guardare differenze di composizione in base semplicemente ai colori. Qui vedete un cratere che ha degli ejecta colorati in maniera molto diversa e altri crateri con ancora diversi colori, e ognuno di quei colori ci indica qualcosa. In questo cratere in particolare noi abbiamo trovato forti segnature di materiali idrati, quindi la roba più chiara lì rappresenta materiali ricchi in acqua, in OH, mentre gli altri getta sono sostanzialmente privi di questo. Quindi la capacità di unire l'immagine all'informazione di spettrale, di composizione, aumenta di gran lunga la comprensione dell'oggetto. Se andiamo avanti, qui invece vedete come lo stesso strumento è in grado di dare informazioni appunto nel range del visibile, ma anche nell'infrarosso termico, quindi le informazioni sulla temperatura del corpo che andiamo a studiare. Allora, cosa andremo a studiare con più dettaglio? Se andiamo avanti, qui vedete una prima mappa, una parte di una mappa fatta dalla camera a bordo della sonda Dawn, quella in grigio, e una mappa a colori fatta dal nostro strumento. Quindi chiaramente sono dei falsi colori, i colori veri sono quel grigio che lì vedete, però questo fa capire come ad esempio quella zona leggermente più chiara, che nel nostro colorazione è più azzurrata, è sicuramente ha una composizione diversa rispetto alla zona più rossa, cosa che la camera naturalmente non ci può dire. E ogni singolo cratere presenta materiali magari diversi che poi andremo a studiare con dettaglio, e l'importanza di vedere i materiali che sono nei singoli crateri ha una valenza particolare, perché i crateri tirano fuori cose che sono sotto la superficie, quindi ci danno informazioni sull'interno e soprattutto ci danno informazioni sul materiale primordiale che non è stato rilavorato sulla superficie da impatti, piccoli impatti, da gardening, da radiazioni ionizzanti. Quindi il materiale più primitivo è proprio quello che è all'interno, e crateri molto recenti, come probabilmente sono questi che vediamo in azzurro piccolini, sono quelli che proprio ci daranno le informazioni sull'interno. Se andiamo avanti, perché è così importante l'interno di Cerere? Come dicevamo, Cerere è un oggetto probabilmente molto ricco in acqua. La sua densità è circa 2 grammi a centimetro cubo. Considerate che il basalto è molto molto più elevato. Quindi la densità ci indica che è un oggetto ricco di acqua. Ma l'acqua in forma di ghiaccio non può essere stabile sulla superficie, perché la temperatura è troppo elevata, se non forse ai poli. E quindi dov'è quest'acqua? È probabilmente in forma ghiacciata, o si pensa addirittura in forma liquida, sotto la superficie. Quindi la sonda andrà a cercare proprio i segni eventuali di questo oceano sottosuperficiale. E questo ha un'importanza da un punto di vista anche astrobiologico, perché chiaramente acqua liquida è quella che può portare, insieme alla presenza eventuale di sali, perché appunto l'altra cosa particolare, dagli spettri da terra si cominciano a vedere delle possibili sali minerali disciolti eventualmente in quest'acqua, chiaramente hanno una valenza astrobiologica. Altra cosa interessante sono queste zone molto luminose, molto piccole ma molto luminose, che ancora non è stato possibile vedere in dettaglio perché sono troppo piccole per la risoluzione che abbiamo. Quindi cerchiamo di capire esattamente cosa sono queste qui, se le andiamo avanti.
Perché sono così interessanti? In questa rappresentazione, che è una falsa rappresentazione, quella con cui Nature ha mostrato, diciamo, un possibile plume di vaporacqua intorno a Ceres, perché lo scorso anno la sonda Herschel ha confermato la presenza di vapore acqueo intorno a Cerere. Quindi capite bene che la presenza di vapore acqueo implica un'atmosfera quantomeno transiente, o comunque un'atmosfera, cioè del ghiaccio che sta evaporando, o potrebbero esserci delle forme di criovulcanismo. Noi non lo sappiamo, è proprio uno dei motivi per cui andiamo lì a vedere cosa succede. E quindi a questo punto io mi fermo qui e invece vi illustro un attimo il modellino di Cerere. Ah sì, certo. Vediamo se parte. Sì, allora, se qui vedete semplicemente un filmato in cui, che chiaramente una rappresentazione di come la sonda sta andando a studiare Cerere. E qui vediamo un avvicinamento, quella luce bluette è il motore a ioni della sonda, che è un motore molto particolare, che effettivamente emette questa luce blu, se la si guarda anche in laboratorio quando l'hanno aperti e accesi era questo colore. E qui vedete le prime immagini della camera, le vedrete a risoluzione crescente man mano che la sonda si avvicina, ha acquisito immagini sempre a risoluzione più alta, e vedete appunto che il tempo scorre e a questo punto si cominciano appunto a notare queste macchie più chiare sulla superficie e man mano che si va avanti si è riusciti anche a fare una intera caratterizzazione della rotazione di Cerere e quindi vedere tutta la superficie di Cerere. Queste sono le macchie di cui parlavamo prima. Dovete pensare che sono completamente sature nell'immagine della camera, quindi hanno una brillantezza elevatissima quando Cerere è nero come il carbone. La riflettanza è quella del carbone, quindi qui lo vedete chiaro perché chiaramente le camere sono state fatte per mostrarle i dettagli, ma se noi lo vedessimo con l'occhio umano riflesso dalla luce del sole vedremo un pezzo di carbone, quindi è estremamente scuro, un oggetto molto molto scuro, ha una riflettanza del 9% circa, tra il 7 e il 9, e quindi anche per questo, diciamo, gli strumenti sono stati fatti per studiare oggetti molto molto scuri. Qui vedete l'orbita in avvicinamento, è stata fatta una sorta di flyby e qui adesso è quando l'oggetto è in orbita e la sonda è in orbita e comincia a spiraleggiare pian piano abbassandosi progressivamente di orbita fino a mettersi su delle orbite stabili per un certo periodo, poi si riaccendono i motori e si scende nelle orbite successive. Quindi a questo punto vi illustro un attimo la sonda. Vediamo un po' se riesco. Allora, la sonda ha questi enormi pannelli solari. I pannelli permettono praticamente di alimentare gli strumenti che sono sulla sonda. La sonda è una sonda della classe Discovery, ovvero sono le sonde a basso costo della NASA, che però vengono fatte con uno scopo preciso. La classe Discovery non solo ha questa caratteristica di essere a basso costo, ma sono missioni che vanno alla scoperta dell'origine del sistema solare e quindi molte di queste hanno fatto studi di comete e di asteroidi, quindi hanno anche una classificazione in termini di obiettivi scientifici. Ha tre strumenti principali, ha la camera, il nostro spettrometro immagine e ha un spettrometro che rileva gli elementi chimici della superficie, fondato su spettrometro gamma e neutri. E infine la radio science, fatta quindi con gli strumenti radio a bordo, permette di ricavare informazioni sull'interno dell'oggetto, quindi se c'è un nucleo, se è differenziato oppure no. I pannelli così grandi sono appunto particolarmente grandi perché noi ci spingiamo verso l'esterno del sistema solare. Dovete considerare che Cerere, quando lo raggiunge Dawn in questa configurazione, sta tra i 2,7 e 2,8 unità astronomiche, quindi
molto più lontano della Terra e il flusso solare molto più basso a quelle distanze. Di conseguenza l'area di raccolta dei pannelli è molto elevata, altrimenti non avremo energia sufficiente per alimentare gli strumenti. Gli strumenti sono posizionati in questa parte qui alta della sonda e i pannelli possono ruotare in maniera da prendere sempre la luce del sole in maniera ottimale. E questo che vedete è l'antenna, l'Eigen antenna, che permette di mandare i segnali radio verso la Terra, e qui trovate appunto tutti quanti gli strumenti, compresi gli star tracker, e queste due sono le camere, sono due camere ridondate che fanno da, nel caso in cui dovesse rompersene una, c'è la seconda. E considerate anche il nostro strumento è comunque uno strumento in qualche modo ridondato, perché noi abbiamo due piani focali, uno nel visibile, cioè è come se fosse un unico strumento ma fatto di due sottoinsiemi, uno appunto che opera nel visibile fino a un micron, uno che opera da un micron a 5 micron. Quindi tutta la configurazione, pur essendo così compatta e così semplice nello schema della sonda, è anche molto robusta, perché ha tutti strumenti che comunque non hanno un single point failure, quindi hanno comunque questa caratteristica di essere doppi. E al momento, diciamo, una delle caratteristiche, come vi dicevo, è anche questa capacità, grazie al motore a ioni e alla capacità di navigazione che ha messo il GPL in questa missione, ha veramente lavorato moltissimo sulla parte di navigazione, ha permesso di entrare in orbita intorno a due oggetti del Sistema Solare, e questa è la prima sonda che è riuscita a realizzare questo scopo. Non c'è nessun'altra e non c'è prevista al momento nessun altro tipo di missione spaziale che sarà in grado di mettersi in orbita intorno a due oggetti del Sistema Solare. E penso di aver detto tutto. Grazie. Okay. Grazie Cristina. E allora, ora direi che se ci sono domande, sì, e poi andiamo a vedere le mostre, diciamo, prego.